Signori, Nedel del Guado, presentato da Christian Franceschina, un giovane stallone del 2007, il proprietario è il signor Daniele Lobello. È un figlio di Ansata Shamis e di FR Egyptian Princess. Nedel del Guado è allevato in Italia. Il proprietario Daniele Lobello ha offerto una monta di questo stallone che verrà battuta all'asta di questa sera. È un cavallo che ha iniziato la sua carriera fin da piccolo, ha vinto la sua categoria Futurity a Città di Castello nel 2007, è riserva campione Futurity a Verona sempre nel 2007, nel 2008, quindi è un anno, riserva campione di Travagliato e nel 2010 a Giardini Naxos riserva campione. Nedel del Guado, figlio di Ansata Shamis e FR Egyptian Princess, proprietario Daniele Lobello. Ed ecco che entra nel ring uno stallone che arriva dall'estero ed è in gestione alla scuderia Gruane. Psirasik, un figlio di Psitadel e di Karoba, il leasing preso dall'Albidair Stud di Sheikh Mohammed Al-Kazimi è naturalmente disponibile per la stagione di monta e ha offerto anche lui una delle sue preziose monte e verrà battuta all'asta di questa sera. È uno stallone che trasmette correttezza di corpo, una bella testa e un gran fascino. Moltissimi suoi prodotti in Italia stanno vincendo in varie competizioni. Scuderie Gruane di Marco Franchini gestisce Psirasik per questa stagione di monta e per la prossima. Psirasik è figlio di Psitadel e di Karoba. Psirasik in campo, presentato da Diego Zoppellaro, un figlio di Psitadel e di Karoba, scuderia Gruane di Marco Franchini, presenta questo stallone. Ed ora abbiamo Paolo Capecci che presenta M.A. Shadow El Sher. Questo stallone è di proprietà di Dubai Arabian Stud ed è in training presso l'Arabian Training Center Cadigianni, qui vicino a Bagno di Romagna. I risultati di M.A. Shadow El Sher è un curriculum importante. Nel 2005 in particolare, campione del mondo Puledri, campione italiano Puledri, campione europei Puledri, tutto questo nell'anno 2005. Nel 2006 riserva campione stalloni a Dubai e a Sharjah. Nel 2006 campione europeo stalloni, quindi passa di categoria da puledro a stallone, ma continua la sua carriera e i suoi trofei.
Nel 2010, campione europeo Stalloni. Nel 2010, sempre, ad Abu Dhabi, campione Stalloni. M.A. Shadow El Sher. Presentato da Paolo Capelci, cavallo in gestione dal Cadigiani Arabian Training Center. This is not a stallion competition, this is a stallion presentation, and for this stallion this evening we'll have an auction during the gala dinner, and this stallion, breeding auction for this stallion. So this is not a stallion competition, but only a stallion presentation. In campo MA Shadow El Sher, presentato da Paolo Capecci. M.A. Shadow El Sher è un figlio di El Sherman e Kalien El Jamal ed è nato nel 2002. Ringraziamo Paolo Capecci che ha presentato MA Shadow El Sher, proprietario Dubai Arabian Stud. Ma ora vi presentiamo un altro stallone di cui Cadigiani ha offerto un'altra monta. Si tratta dello stallone Asharif Pasha. Il proprietario è Kumait Arabian di Israeli e è in leasing in Italia al Training Center Cadigiani. Signori, Asharif Pasha. Questo stallone è figlio di A.S. Sinan Pasha e T.Z.G. Vestonia, è nato in Israele. 5 volte campione nazionale in Israele. Class winner e top 10 stalloni a Parigi al campionato del mondo del 2005. Sono risultati importanti per questo stallone di cui avremo una generosa offerta di una monta in vendita all'asta, lo ripeto, questa sera, ore 21 al Victoria Palace Hotel, la cena di gala con l'asta delle monte di questi stalloni. This evening, during gala dinner, action, breeding action for during the gala dinner will be done. Fit auction for Annika, the Italian Arabian Horse Association. Ringraziamo Asharif Pasha e presentiamo il prossimo stallone, Don Giovanni J. Don Giovanni J. è nato negli Stati Uniti nel 2006, un'importante genealogia, MPA Giovanni e Jer Angel. È un cavallo che discende da Da Vinci per linea paterna e Padrom Saik nella linea materna. È dotato di dolcissimo carattere, una cosa molto importante per uno stallone. Grande tipicità e sorprendente prestanza fisica.
Don Giovanni J ha una testa bellissima, occhi grandi, espressivi, un top line eccezionale, qualità indispensabile per uno stallone, soprattutto perché la trasmette a tutti i suoi figli. Ha partecipato a numerosi show nazionali e internazionali, con ottimi risultati e, non da ultimo, la qualifica top 5 al mondiale del 2009, dove aveva solo 3 anni. Da quel giorno Don Giovanni J è stato dedicato alla riproduzione e per la stagione di monta 2011 e 2012 è in leasing in Italia e opera con successo alla stazione di monta di Roberto Zaniboni. Don Giovanni J, nato nel 2006 negli Stati Uniti da MPA Giovanni e Jer Angel. Ringraziamo l'Arabian Training Zaniboni con Don Giovanni J e vi presentiamo l'ultimo stallone di questa parata. Si tratta di Psiquel. Eccolo che è entrato, presentato da Diego Zoppellaro. Psiquel è nato negli Stati Uniti nel 2003 da Padrum Saike e in Asia HF. Tripodi Francesco è l'azienda agricola che lo possiede da diverso tempo. Anche Psiquel è uno stallone operante in Italia con importanti risultati di morfologia, molti figli che partecipano nelle competizioni di morfologia con ottimi risultati. E questa sera avrete l'opportunità di aggiudicarvi una monta che generosamente la famiglia Tripodi ha donato per quest'asta benefica che andrà a favore delle iniziative dell'Anica per la promozione del cavallo arabo in Italia. Psiquel ha una genealogia molto importante con genitori e nonni che hanno titoli importantissimi a livello internazionale. Psiquel opera dalla stazione di monta del signor Tripodi Francesco in Calabria.